Manuela Arcuri, qua abbiamo la Curochi Messa dell'Italia. Oh yeah. Ciao ragazzi e benvenuti a questo nuovo video, un nuovo video di cultura giapponese con un giapponese a caso. Siccome alcune settimane fa ho fatto il video degli uomini più belli del Giappone, ho detto ma perché non chiediamo a un giapponese i pareri sulle nostre donne più belle italiane. Ho trovato questo meraviglioso sito che ne elencava 40 e vediamo le reazioni di a caso al riguardo. E se volete altri video di questo genere, culturali, belli, bellissimi e meravigliosi, mi raccomando lasciate un... Mi piace. A caso, ti piacciono le ragazze italiane? Sì. Ti farò vedere una classifica delle italiane più gnocche e tu mi dovrai dire la tua opinione. Non dirmi solo la tua opinione, dimmi anche che cosa ne penserebbero i giapponesi, va bene? Ok. Sull'altro canale, sul canale in inglese, farò uscire a breve la classifica invece di cosa pensano i giapponesi di bellezze più internazionali come Nicki Minaj, Angelina Jolie. E quella non sarà la sua opinione, ma sarà più o meno l'opinione dei giapponesi medi. Secondo me sarà un video che avrà molte sorprese, quindi vi consiglio assolutamente di vedervelo se vi interessa sapere anche la classifica international. Ma bando alle ciance, iniziamo subito con quella delle italiane. Ok, la prima è Sofia Loren. I know her. Sì? Come yeah. mai? She's an actress. Esatto, sì. Japanese will like her. As a model, as an actress, they will probably. Mm-hmm. But like as girlfriend, I think it's a little bit too far, you know. To actress. I giapponesi vogliono stare anche con una ragazza con cui sono sicuri, tranquilli, capito? Quindi Sofia Loren la vedono troppo come qualcosa di inarrivabile e secondo me non sarebbero a loro agio con una così. Andiamo avanti. La prossima è Monica Bellucci. I don't know her. Is she an actress? She's like probably one of the most famous Italian actress. I think you've seen some movie with her. Okay. But she's... Yeah, what do you think? She's beautiful, but I think she's just too old for me. Japanese guys who are 50 or 40, they will like her, I think. Okay. La prossima, Maria Grazia Cucinotta. Allora, io vi dico anche una cosa, io sto vedendo le foto che escono su questo sito, quindi magari lui l'unica immagine che avrà di queste donne sarà quella che c'è su questo sito. She's beautiful. Yeah, I like her. Quite similar beauty as Monica Bellucci. Questa è una foto bellissima di Maria Grazia Cucinotta. Non so se voi la conoscete, devo dire che sono tutte abbastanza non giovanissime le ragazze in questa lista. Comunque, vabbè, ok. Oh la my prossima. God. Why? Oh my god. She's actually not old. Too much muscle. Elisabetta Canalis. She was the girlfriend of George Clooney at some point, yes. Oh, this photo is not very... Actually, this I think is a very good photo. Really? Like... She's very sexy, just very trained. È un po' troppo mascolina. Questa ai giapponesi non piacerebbe? No, I don't think so. Japanese people wouldn't like her. Wow. Claudia Cardinale. She's beautiful. Yeah, è una delle più famose attrici degli anni 60 italiane. Yeah, è bellissima. La prossima. Oh, I love her so much. Caterina Morino è bellissima. Non mi sembra una bellezza tipica italiana, se devo essere sincero, però... Best one so far. Sì? La tua preferita? Yeah. Allora, la preferita di a caso per il momento è questa. La prossima è Carla Bruni. Do you know her? I don't know, but... This photo looks very cheap. No. She's actually very elegant. She's the wife of the ex first minister of France. Oh. Yes, she's like very serious, but she did a song, so she also sing one song. Yeah, Carla Bruni. Ok, Asia Argento. I don't know. She looks average for me. The only thing I know about her is that she's the daughter of Dario Argento. He's a very famous director. La prossima è Anna Falchi. No. No, non mi piace neanche a me. And I don't think Japanese people like it. Però, diciamo una cosa, non è che stiamo dicendo una bella e brutta. Ovviamente sono in questa lista, sono tutte belle. Però diciamo che se mi metti questa a confronto con la Bellucci ti dico, beh insomma... Poi abbiamo Anna Valle. Anna Valle a me piace moltissimo. She's beautiful. Yes, she's an actress. Very beautiful, molto elegante. A me piace molto le ragazze come Anna Valle. Andiamo avanti con Alba Parietti, ecco l'opposto. Ooh. Her lips. Yeah, wow. I mean, yes. No, no. Sorry. No, I don't think Japanese will like her either. But they will like Anna Valle, I think. Yeah.
La prossima è Alessia Fabiani. She's beautiful, yeah, but quite average. She looks a bit like Britney Spears in this photo. Deborah Caprioglio. No. No, non piace neanche molto a me. Poi abbiamo Claudia Gerini. A me piace molto come attrice. Abbastanza. Yeah, you have friends like her. Sì. Non lo so. Se penso a una bellezza italiana non mi verrebbe in mente lei. No. Secondo me per i giapponesi però non andrebbe bene. È troppo... cioè lei non è volgare, però per la visione che hanno i giapponesi sarebbe troppo. No? Claudia Cole, vabbè, è un'altra che a me piace tantissimo. Ormai secondo me dopo questi video avete capito i miei gusti. I think Japanese could like her if she have a little bit less makeup. For me, as a girlfriend, no. No. But for Japanese people, probably, yeah. Ne avanti con Eleonore Casaregno. Una foto bruttissima di Eleonore, che in realtà sarebbe bellissima, però devo dire che questa foto non le rende giustizia. She doesn't look Italian to me at all. From this photo, no. But even in other photo, but this is not a very good photo of her. Okay. Yeah. Emanuela Fogliero, non so chi sia. Oh, no. Like just outfit and costume looks so cheap. Se vedessi questa foto da giapponese penserei a quello, perché in Giappone puoi far vedere tutto quello che c'hai dietro ma nulla di quello che hai davanti. Francesca Dell'Era. She's beautiful. Sì, anche lei è bellissima. I think Japanese will like her. Yes. Look like an angel, but to be honest, I'm not too familiar who she is, so I don't know if she looks like this in every photo or just in this photo, but from this photo she's beautiful. Prossima abbiamo Isabella Ferrari. Sembra che c'ha i capelli che ho io adesso e non la vediamo bene, quindi non possiamo esprimere un giudizio. Andiamo avanti con Isabella Orsini. No. Too old. Ha un che di alieno, a me piace abbastanza. Oddio, ma cosa c'entra Laura Freddi in questa classifica? No. Manuela Arcuri, qua abbiamo la Kuroki Messa dell'Italia. Oh yeah. Sembra moltissimo la modella attrice Kuroki Messa. But I don't like the costume. La cosa brutta è che mi piacerebbe far vedere al mio amico a caso queste immagini con dei vestiti normali, perché sono troppo sexy per i giapponesi. Ai giapponesi non piacerebbe, se c'è un'amorosa non è che serve che fai vedere tutto di te, capito? Because usually in Japan, like those costumes... Yes, are for hostess. Yeah. Luisa Corna, allora non mi ricordo che faccia Luisa Corna, ma da questa foto ti posso dire che a me sta bellissima. Però scusa, lui deve dire i suoi gusti, non io. Cosa pensi? I think Japanese will like her. Probably. Ma che foto è? Cioè, in quale circostanza una si mette così? Vabbè, comunque era Mariangela Melato. Andiamo avanti con, vabbè, Martina Colombari. She's beautiful. Yes, è bellissima. Outfit is also. Il vestito è anche bello, elegante e non fa vedere le tette. Brava Colombari, stima. Andiamo avanti con Nancy Brilli. No. Natali Caldonazzo. Chi è? Natali Caldonazzo. No. No. Ornella Muti. No. Questa è una bellezza che sì, in Giappone non andrebbe. Però non sembra un pochino Miranda Kerr? No. Pamela Prati. You can see her well? Not really. Paola Barale. A me piace. Piace. I like her, yeah. Sì. È praticamente la versione figa di Madonna. Andiamo avanti con una Paola Perego. Ma che cazzo di foto hanno preso di Paola Perego? Ma vabbè. No. Rossella Brescia. Ma che foto sono? Sembra un emoji. Ok, la prossima a me piace moltissimo. No. No? Sabrina Perilli. Serena Grandi. Questa foto non le rende giustizia. Cioè, questo penso che era la foto di qualche film, di qualcosa. Andiamo avanti con Silviana Tofanin. Chi è? La conduttrice di Verissimo. Average. Simona Ventura. Ai giapponesi non piacerebbe questa. Concludiamo con Valeria Marini. Oh, totally no. I think you don't like her because she has too much makeup, right? Facciamogli vedere una foto dove non c'ha il makeup, no? She's comedian. If Japanese people make a list, yeah, it's gonna be like 15 to 25 or something. In Italia valorizziamo forse di più la bellezza a tutte le età, mentre per il Giappone dura meno.
Anche se c'è da dire che in Giappone non è che essere belli necessariamente ti aiuta nella vita. Anzi, in alcune circostanze anche non essere belli in Giappone può essere un'arma che ti può aiutare in alcune cose. Anyway, siccome vorremmo fare una seconda parte a questo video con dei nomi un pochino più recenti, scrivetemi qui sotto il nome magari di altre attrici, modelle, cantanti un pochino più recenti ai quali chiederò il giudizio di A Caso. Che ne dite? Lasciate un commento e in uno dei prossimi video vi risponderemo. Grazie sempre per guardare questi video, un abbraccione da Seba e alla prossima, ciao! Ah ragazzi, vi ricordo che se volete studiare giapponese con lui, in descrizione nel primo commento vi lascio la sua email e imparerete benissimo giapponese.